Il livello conservativo delle opere è discreto, anche perché le varie soprintendenze vengono avvertite preventivamente dei restauri. Tra l'altro, le spese delle campagne di restauro che vengono operate annualmente non gravano sui bilanci delle soprintendenze, essendo a carico della Camera. La sua amministrazione ha sempre garantito l'accesso alle opere da parte degli studiosi, come dimostrano le molte visite compiute da specialisti italiani ed esteri e anche la frequenza con cui le opere sono state inviate a esposizioni temporanee. Fin qui abbiamo parlato delle opere legate alla costruzione della nuova sede e di quelle acquisite in deposito temporaneo. Rimane da trattare il capitolo degli acquisti. Inizialmente la Camera procede solo in modo occasionale e sporadico all'acquisto di opere d'arte. Alcune opere vengono acquistate nel corso degli anni 30 in occasione delle quadriennali e delle sindacali. Entrano così nelle collezioni dipinte di Gino Severini, Domenico Cantatore, Orfeo Tamburi e Alberto Ziveri, nonché un certo numero di opere di artisti minori per assistere alla campagna di acquisti.